Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Caro saluto a tutte e a tutti. Continuiamo il nostro percorso domenicale accompagnati dall'Evangelista Marco, l'Evangelista che ci sta conducendo pian piano, gradualmente, al cuore del suo Vangelo. La scorsa domenica abbiamo ascoltato il racconto della guarigione di un sordo muto. Questo racconto nel Vangelo è anche preceduto da un'altra guarigione, che è la guarigione di un uomo cieco. Sono racconti di miracoli, certo, che però hanno anche un particolare significato all'interno dell'intero Evangelo di Marco, perché in modo simbolico questi miracoli ci dicono di una fede che ha anch'essa bisogno di guarigione. Ha bisogno la fede di essere nutrita dall'ascolto della parola, da una parola che viene proclamata, così come anche la fede è sempre un poter vedere, credere nel Signore. E pian piano dunque siamo di fatto arrivati al cuore, al centro del Vangelo secondo Marco, in quello che è all'interno della narrazione un vero e proprio punto di svolta. Tutto accade lungo la via che conduce a Cesarea di Filippo. La via è un altro tema ricorrente, perché questa via è una via importante, è la via che sta conducendo i discepoli e soprattutto Gesù a Gerusalemme, dove egli dovrà compiere la sua vita morendo e risorgendo. Ecco perché in questo momento centrale del Vangelo secondo Marco noi siamo posti dinanzi ad una domanda fondamentale: chi è davvero Gesù? È una delle due domande che si intrecciano all'interno del Vangelo. Chi è Gesù da un lato e dall'altro lato chi è il discepolo? Ecco, a questa prima domanda, chi è Gesù? Anzi, questa prima domanda è proprio Gesù che la pone. E la pone quasi cominciando con un sondaggio di opinione. Chi dice la gente che io sia? Le risposte sono le più varie, più o meno Gesù è paragonato a dei profeti o addirittura a Giovanni il Battista. Ma a Gesù interessa ancora di più l'opinione dei discepoli. Voi chi dite che io sia? Capiamo, credo, tutti come questa domanda sia una domanda provocatoria per i discepoli allora, ma anche per ciascuno di noi oggi. Perché evidentemente Gesù la pone e vuole che noi andiamo al di là di risposte prefabbricate, di ciò che già pensiamo di conoscere, forse anche qualche volta con la pretesa di sapere tutto di Gesù, del Signore. E dunque ognuno si faccia raggiungere da questa domanda, come se a ciascuno Gesù dicesse: «Ma io chi sono per te? Qual è il senso della mia presenza nella tua vita? Qual è il posto che occupo nella tua esistenza?» Chi risponde è Pietro, il quale a giusta ragione riconosce in Gesù il Cristo, il Messia.
Certo, guardando a questa figura come la figura di un liberatore, di un salvatore per lo più terreno. Ma ora occorre tacere, ed è Gesù che lo chiede, proprio per evitare questi fraintendimenti di logiche umane. Ed è ancora Gesù, subito dopo, non casualmente, a spiegare il senso di questo suo essere il Cristo, il Messia. E allora Gesù per la prima volta predice la sua passione, morte e risurrezione. La necessità di un passaggio attraverso il rifiuto, la morte, per poi risorgere a vita piena. Gesù parla e lo fa con chiarezza. Il Vangelo qui usa nel suo originale greco una parola che solo qui ricorre in questo contesto, parresia. Una parola che altre volte, come qui, sta a indicare proprio questa franchezza, questa sincerità, questa libertà di Gesù nel dire davvero le cose così come sono, nello spiegare quello che è il progetto di Dio. Perché Gesù dice che è necessario che tutto questo accada, che tutto ciò che gli sta per accadere deve accadere. Ma anche qui facciamo attenzione, perché quando noi parliamo di questo progetto di Dio non parliamo di un Dio che in modo anche cattivo, maligno quasi, vuole il sacrificio del figlio, vuole il sangue del figlio. Qui piuttosto stiamo dicendo che invece è Dio che addirittura offre un volto diverso di se stesso, accettando questa violenza gratuita degli uomini e rivelando in modo inaudito il volto suo, il volto di Dio, addirittura sulla croce di Gesù. Anche qui credo ognuno di noi è fortemente provocato da queste parole, da ciò che l'Evangelista ci dice. E anche qui noi potremmo chiederci, ognuno si potrebbe chiedere, se davvero è disposto a credere in questo Dio, a seguire questo Gesù. Perché c'è sempre il rischio, anche per noi credenti, anche per chi è battezzato, potremmo dire da sempre, di costruirsi un'immagine di Dio che in fondo è a propria misura e somiglianza, a propria immagine, invece di non comprendere che non c'è altra possibilità di conoscere Dio, di amarlo, di seguirlo, se non guardando al Gesù che sulla croce si rivela, che ci rivela questo amore infinito di Dio proprio morendo e risorgendo. Ecco perché davanti a Pietro, che un po' come noi rifiuta questa logica, Gesù ha delle parole durissime, lo chiama addirittura Satana e invita Pietro a ritornare dietro di lui, cioè a fare il discepolo, a non presumere di se stesso dicendo cose insensate. È durissima questa parola che Gesù rivolge a Pietro, appunto chiamandolo Satana. Ecco, è satanico, è diabolico che cosa? Il pensare alla vita e quindi all'esistenza di Gesù, ma anche alla nostra, semplicemente in termini umani, di potere. E allora qui l'Evangelista avverte anche noi, dicendoci in qualche modo che può essere diabolico, cioè letteralmente ci può dividere, allontanare da Dio questa idea sbagliata di Dio stesso, questo pensare a Dio in termini semplici di potere, di sovranità, e non invece di amore sino alla fine, di servizio, di dono di sé. Ecco perché l'invito che ci è rivolto è quello a stare dietro Gesù nella via che conduce a Gerusalemme, ma a seguire il suo medesimo percorso, cioè nella debolezza, nel limite, nella fragilità, riconoscendo anche in noi questa debolezza, perché in fondo la debolezza è qualcosa che appartiene a ciascuno di noi. E sovviene qui un episodio bellissimo che ritroviamo poco dopo nel Vangelo secondo Marco, forse un episodio poco noto, in cui il papà di un ragazzo indemoniato va da Gesù dopo che i discepoli non sono riusciti a guarire questo ragazzo. E Gesù chiede a quest'uomo se lui davvero crede che lui, Gesù, possa fare qualcosa. E la risposta dell'uomo è bellissima. Dice a Gesù, credo, aiutami nella mia incredulità. Ecco, qui c'è davvero, come dire, l'esperienza che è tutta nostra anche, l'esperienza del limite nello stare dietro Gesù. Usando una bellissima espressione
di un pastore evangelico che ha fatto un commento al Vangelo di Marco, Elian Covillier, potremmo dire che qui tocchiamo con mano l'impossibile possibilità della fede. Questo riconoscere che anche la nostra fede, la nostra umanità è debole, ma che in questo toccare con mano l'impossibilità di stare dietro Gesù, scopriamo che proprio in Dio diventa possibile, innanzitutto grazie a Lui, quasi a voler anche noi dire, mentre stiamo dietro Gesù, come il papà di quel ragazzo, credo, ma tu aiutami nella mia incredulità. Ecco, lo ridiciamo, lo chiediamo al Signore proprio perché Lui ci tenga dietro di Lui, perché ci faccia gustare la bellezza, la profondità di questa sequela che alla fine è capace di darci un senso, di dare anche una luce alla nostra vita quotidiana. Signore Gesù, tienici dietro di Te. Tu che sei davanti, riprendici dietro di Te se ci allontaniamo, perché Tu solo sei la nostra salvezza. Amen. Grazie a voi per l'ascolto. A tutti l'augurio di una buona domenica.